Checkpoint ha sofferto negli ultimi anni di un eccessivo turnover, errori di gestione, poca attenzione al cliente, poca attenzione al partner. Io sono arrivato circa 3 mesi e mezzo fa col compito di riportare Checkpoint nel posto dove merita. I punti chiave: ho riorganizzato la parte vendite. Abbiamo triplicato la parte di venditori che vanno sull'utenza finale. Elena Ferrari è stata nominata Channel Manager 1 mese e mezzo prima che arrivassi io e ha cominciato a riorganizzare completamente anche il canale. Troppo spesso gli utenti finali sono stati abbandonati e seguiti poco, e troppo spesso i partner di conseguenza. Non si è costruito negli ultimi anni, ma si è goduto dell'installato precedente iniziale Checkpoint in Italia, e di questo ne ha giovato la concorrenza. Il canale è stato completamente riorganizzato, ci sono persone dedicate ai top partner. Vi faccio un esempio: un account manager sul canale è passato dal gestire 65 rivenditori a seguirne 20 o 15, quindi capite che l'attenzione e il focus è completamente diverso. Con il marketing abbiamo cominciato a creare attività di business development con i top partner, che peraltro stanno dando ottimi risultati. Quindi mettiamo a disposizione del canale e dei partner, che sono quelli che abbiamo deciso che saranno o quelli storici o quelli potenziali che possono farci crescere. A noi non interessa averne 20.000 rivenditori che vendono Checkpoint, a noi interessa avere quelli giusti. Il rivenditore Checkpoint deve essere un rivenditore che sa aggiungere un po' di valore a quello che fa. Non vendiamo prodotti da scaffale, noi vendiamo prodotti tecnologici che devono garantire la business continuity delle aziende. Quindi è fondamentale che un partner che vende le nostre soluzioni sia in grado di installare le nostre soluzioni, sia in grado di consigliare al cliente qual è la soluzione migliore e che sia in grado di supportarlo. Questo dà un grosso vantaggio ai rivenditori che vendono Checkpoint, perché io ho fatto i conti ultimamente che su una fornitura di 100 almeno il 30% è la componente di servizio erogato al partner, oltre alla marginalità che il partner può avere rivendendo la soluzione. Ma sempre di più è fondamentale per gli operatori di canale, e lo dico anche grazie alla mia ultima esperienza che ho fatto negli ultimi 2 anni, la possibilità, al di là della marginalità in sé, della compravendita, la possibilità di poter esprimere il proprio valore e i professional service, i servizi correlati. Quindi massima attenzione al canale, approccio consulenziale sia all'end user che al rivenditore, e insomma, quindi insomma stiamo veramente facendo un reboot, peraltro velocissimo, perché le cose sostanziali sono già state fatte, implementate e sono già in essere. Quindi mi aspetto che per la fine di questo trimestre si vedano già i risultati. Stiamo facendo capire a Checkpoint in Italia come si lavora in maniera corretta e profittevole. Checkpoint è una società channel centric, quindi vende in maniera totalmente indiretta. Se immaginiamo una piramide, abbiamo organizzato i partner, diciamo quelli più grossi e importanti, sulla fascia alta di clienti, quindi che possono anche finanziariamente poter sopperire a un determinato cliente, fascia media e fascia più bassa.
Non chiediamo a un rivenditore di fascia small business di andare a vendere nell'enterprise, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che uno dei primi vantaggi è la settorializzazione e lo sfruttare al massimo le loro capacità. Per esempio, chi è forte sulle banche, facciamo delle attività specifiche sul mondo bancario, non li facciamo fare altro. Insieme il partner ha, banalmente, quello certificato di fascia medio-alta, ha a sua disposizione un account manager per la parte business. Gli account manager di Checkpoint dedicati al canale non sono persone che vedono soltanto il partner, ma sono persone che parlano con l'end user e vanno a vendere sull'end user, con il partner, per il partner e per generare attività di lead generation per il partner. Quindi il venditore ha queste tre valenze. Il nostro partner può considerare il nostro account manager o il suo account manager come il venditore di Checkpoint sulla sua base installata o sui suoi prospect o sui nostri. Quindi una persona di reale business, l'importanza e l'efficacia delle cose. Bisogna fare, al giorno d'oggi non si può più fare cose tanto per fare. Ogni cosa che va fatta deve essere fatta con efficacia. Deve esserci un ROI legato. Quindi, persona di vendita, personale di marketing, noi abbiamo dei grandissimi risultati su eventi fatti, piccole tavole rotonde, piccoli eventi dedicati a un tema, dove partecipano 15-20 prospect, dove il più delle volte il 70% si trasforma in un POC. Quindi vendite, marketing e poi, fondamentale per una società seria tecnologica come Checkpoint, abbiamo dedicato una persona, un system engineer, uno per Milano e uno per il mercato di Roma, dedicato soltanto ai top partner. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una persona che supporterà i top partner sulla formazione, sul sapere le roadmap, sul supporto nei vari POC, sul supporto agli eventi, quindi sales, marketing e parte tecnica tutti intorno al nostro rivenditore. Checkpoint, è bene che il mercato lo sappia, non è una firewall company. Checkpoint è una security company. La sicurezza è una torta fatta di tante fette e Checkpoint non ha più soltanto la massima eccellenza dei firewall. Checkpoint gestisce anche tutta la parte endpoint con tutto quello che c'è dietro. Non mi riferisco solo all'antivirus o al personal firewall, ma la gestione sicura del client. Perché del client? La 3D security è policy, people, enforcement. L'anello debole delle aziende è il dipendente, il più delle volte. Quindi tutto parte dal controllo del client. La parte di DLP, quindi il controllo delle informazioni riservate che vengono movimentate all'interno delle nostre aziende, in uscita o in entrata. I nostri DLP non si tratta di progetti mega galattici, basta cominciare a controllare dalla posta elettronica, per esempio. L'access mobile perché ormai il cloud è un argomento che diamo per scontato. Il futuro dei rischi e dell'attenzione deve essere su ciò che sono le applicazioni e la mobility. Tra 3-4 anni non avremo probabilmente più il PC, avremo tutti dei tablet, andremo in giro con dei tablet e con dei piccoli cellulari. Quindi mobile access blade, quindi tutto ciò che difende il mio physical e mobile device, le chiavette di strong authentication, l'application control, quindi la parte di controllo sulle applicazioni, il firewall sulle applicazioni. Gli ultimi prodotti che abbiamo lanciato sono quelli firewall contro le botnet, quindi contro le reti controllate in maniera inconsapevole dagli hacker, che sono quelli che poi da cui vengono lanciati gli attacchi, vengono lanciati gli spam. Insomma, come vedi, ormai copriamo tutta la sicurezza, tutti gli aspetti della sicurezza. Checkpoint è leader nei firewall ed è leader anche nelle altre componenti. Le altre sono ormai componenti
di cui chi laddove chi si occupa di sicurezza non può più fare a meno. Fare della sicurezza aziendale mia dei mischioni non va più bene. L'antivirus di questo vendor, il firewall di questo vendor, l'ul filtering di quest'altro vendor non va più bene, perché il cliente deve avere conoscenze di 10 brand diversi, magari c'ha 5 console diverse, e non è più così. Anche perché i budget delle aziende, diciamo che sono un po' più oculati. People, policy, enforcement. Definire una policy di sicurezza aziendale, che il più delle volte, in funzione di come faccio io business nella mia azienda, cambia, ma sono magari 5-6 regole, non di più. Definire una policy vestita su come io faccio il mio business. Allora, le esigenze che ha una banca sono diverse dalle esigenze che ha una società tessile. Okay. Quindi non è vero che un prodotto, una soluzione va bene per tutti. Diffidate da queste cose. Anzi, i clienti scopriranno che se si parla col proprio partner tecnologico di canale e gli si spiega come si lavora, come io faccio business, quali sono le aree, mi accorgerò che farò una sicurezza più misurata, più precisa per quelle che sono le mie esigenze, e più delle volte risparmio. Quindi massima efficacia, massima esigenza. Quindi policy è la prima cosa che le aziende non fanno. Chi lo fa deve avere la forza di applicarle. Non è detto che tutti debbano navigare sui social network, per esempio. Prima cosa. Oppure sui social network si naviga soltanto in questo momento. L'altro giorno ero da un cliente che gestisce un sacco di banche e mi diceva la rete dell'infrastruttura è andata giù perché tutti i dipendenti si sono collegati per vedere quello che succedeva quando il Presidente del Consiglio dava le dimissioni. Quindi nel primo pomeriggio è saltata la rete. C'è bisogno di una policy. People è l'anello debole, ma non perché sia maliziosa la cosa, ma perché a volte capita anche inconsciamente. No? La navigazione, rispondere a un'email, rispondere a un link. Quindi porre massima attenzione e fare scuola. Se io definisco le policy di sicurezza e faccio cultura alla mia azienda, ho già risolto il 50% dei miei problemi.